Buonasera cari amici di Teleradio Carpegna, come avete visto questo è il programma culturale e artistico Artisti della Carpegna. Oggi sono solo per presentarvi questa rubrica che avrete già visto con il maestro Giampaolo Colocci in una delle puntate che si intitolerà TRC Poesia, ma che nello specifico quindi condurrò io, ma saranno solo delle piccole puntate brevi in cui io vi andrò a leggere una poesia dei nostri artisti della Carpegna, naturalmente partendo da Giampaolo Colocci, che è il nostro curatore del programma, per poi continuare e andare avanti con gli altri artisti che si sono susseguiti in questi anni di mostra a Palazzo Carpegna. Oggi, dopo questa breve presentazione, poi nel corso di queste puntate andrete a capire di cosa si tratta. Intanto naturalmente ancora vi ringrazio per la vostra attenzione, per la vostra massima partecipazione culturale. Sarà quindi un arricchimento del programma Artisti della Carpegna questa rubrica TRC Poesia. Partiamo con, dicevamo, con le poesie del maestro Giampaolo Colocci, quindi dal suo libro. Tra l'altro, come dicevamo la scorsa volta, in questo libro, nel suo personale libro Carezzando Parole, che ha rifatto la ristampa nel 2016 per un totale di una sessantina di poesie, per quest'anno ne ha fatte 12, ha fatto quindi dal 2005 al 2016 nove edizioni, nove ristampe. Io vi andrò a leggere per iniziare oggi una poesia che lui forse non vi ha neanche mai, letto e non avete mai potuto vedere. Comunque lui, questo libro, se vi capiterà di leggerlo, è molto interessante e molto emozionante. Io inizio quest'oggi con una poesia dedicata a Carpegna, precisamente al Parco delle Querce, quindi si intitola Il Parco delle Querce. Il Parco delle Querce. Acerbo luogo d'amore, il poeta qui compone, qui immortala. La santa messa si ascolta, promessa del Lupetto di fare il suo meglio, innanzi il busto del Conte Mario, ripostovi a monumento. Foglie sul prato di secolari querce indifferenti al tempo. La sera illumini d'incanto sotto cielo stellato dai quiete infinita. Quindi una bellissima poesia dedicata al grandioso Parco delle Querce che trovate all'ingresso di Carpegna, quindi vi invitiamo anche a visitare qui uno dei nostri bellissimi parchi della Carpegna. Per oggi concludiamo qui con questa nota poetica di Giampaolo Colocci e ci vediamo alla prossima puntata.